Iniziare con l'inno russo quando si parla di auto russe credo sia la cosa più banale del mondo. Un po' come pensare che queste auto debbano essere spartane e scomode. Anche la Watts Patriot sarà così? Dargli un nome americano le avrà aumentato il comfort e le prestazioni? O c'è dell'altro? Scopriamolo insieme. Iniziamo con la teoria. Lo schema delle sospensioni anteriori si avvale di due puntoni longitudinali e barra Panhard, come sul Discovery 2, il che rende la guidabilità su strada molto buona. Optional, il differenziale posteriore bloccabile al 100%. In questa versione il cambio è un automatico 6 rapporti, ma esiste anche manuale a 5 rapporti. Lo sterzo è diretto e preciso quanto basta per la tipologia di veicolo e la servo assistenza ha una taratura medio rigida, il che non crea problemi nelle manovre. Per quanto riguarda il motore, si tratta di un 2007 benzina 4 cilindri della ZMZ in grado di sviluppare 150 cavalli e 235 Nm di coppia a 2650 giri al minuto. Con il cambio manuale raggiunge lo 0-100 in 11,5 secondi. Bene, è arrivato il momento di mettere alla prova la Patriot. L'assetto ha una taratura di media rigidità che assicura un buon comfort di marcia, ma nel contempo rende ben stabile il corpo vettura in curva e nei trasferimenti di carico, a tal punto che è possibile guidarla a velocità sostenute anche con una mano sola. Se si esagera, però, si può sempre contare sull'intervento dell'ESP, il controllo elettronico di stabilità presente di serie. Ottima la silenziosità generale nonostante sia un fuoristrada di impostazione tradizionale e comunque quando si schiaccia il piede il sound è veramente piacevole. Fuori dall'asfalto il Patriot si comporta bene sullo sterrato veloce dove incassa i colpi dati da buche e asperità mantenendosi stabile e ben guidabile, ma dove veramente sorprende il fuoristrada trialistico. Nei passaggi più tecnici il fuoristrada russo fa valere la valida trasmissione con i rapporti ridotti molto corti, da vera arrampicatrice. Infatti la velocità massima con i rapporti ridotti è di 50 km/h e il differenziale posteriore è bloccabile al 100%, ma questo è un optional. La trazione viene incrementata quando serve anche dal relativo controllo elettronico che, sebbene non sia velocissimo nell'azionamento, comunque fa il suo dovere. Le dimensioni relativamente compatte, gli ottimi angoli di attacco e di uscita, rispettivamente di 35 e 30 gradi e la luce da terra veramente molto ampia, sono tutte caratteristiche che ci hanno permesso di affrontare pendenze e dossi molto accentuati senza rischiare di danneggiare né i paraurti né le pedane laterali e tantomeno di toccare gli organi sotto la scocca. Tra i piccoli difetti evidenziati segnaliamo la posizione esposta agli urti dell'ammortizzatore di sterzo e le maniglie delle portiere un po' ruvide, ma si tratta di dettagli che non intaccano la notevole sostanza di un veicolo il cui principale punto di forza è la versatilità. Con la Patriot potete passare con disinvoltura dall'aperitivo in centro alle più dissestate mulattiere di montagna, così come dal lavoro in cantiere ai lunghi viaggi per andare in vacanza. Tutto questo grazie ad una struttura da fuoristrada puro e duro celata da una carrozzeria dalla linea accattivante con un abitacolo accessoriato rifinito e comodo come quello di un SUV moderno e ad un prezzo che non è uguale sul mercato. Eccoci ad Asciano insieme a Valentina Valiani e Diego Pietrelli di Watts Italy, responsabili dell'importatore italiano delle mitiche Watts.
È un'avventura che è cominciata 5 anni fa, perché Diego è un grandissimo appassionato da sempre di WAZ e ha deciso di tornare ad importarle, di reintrodurre in Italia, nel mercato italiano, le WAZ. Ecco, oggi, oltre alla erede diretta della capostipite, diciamo così, c'è invece anche c'è un modello un po' più vicino ai SUV, no? Come linea perlomeno, basato però su... Sempre su... praticamente è un fuoristrada, perché ha ponti rigidi, blocco del differenziale di dietro, chassis a lungheroni, cioè questo è un fuoristrada, è una base di un fuoristrada. E marce ridotte naturalmente. Marce ridotte, quattro ruote lunghe, ridotte inseribili elettronicamente e blocco del differenziale elettrico. Il motore è sempre... motore 2007, 150 cavalli, 16 valvole. Però è un modello più moderno, nel senso, non bisogna pensare anche a che uso fanno queste macchine. Certo. Cioè, nel senso, dove sono loro hanno bisogno sia della macchina moderna, che c'è, sia della macchina che attraversa la steppa a non fare avuti di ferro. Quello che vediamo qui adesso è la versione, diciamo, introdotta recentemente con cambio automatico. Esiste anche però la versione ovviamente con cambio manuale, vari livelli di equipaggiamenti, dal più essenziale, diciamo, che si può usare anche soprattutto per un uso lavorativo, a quello più accessoriato, che ha veramente tutto quello che si può chiedere a un moderno SUV tra virgolette. Si tratta appunto di un mezzo che rimane, come stavamo dicendo, un fuoristrada strutturalmente, però ha tutti gli accessori che vanno dai retrocamera, navigatore, sensori di parcheggio, sedili riscaldati, parabrezza termico, tutto quello, i vari controlli della trazione, il top, diciamo, dell'elettronica. Bene, e per quel che riguarda un argomento che sta a cuore sicuramente chi ne fa un utilizzo davvero fuoristradistico, la possibilità di avere degli accessori già omologati in sede di ordine, però della vettura, come il verricello, per esempio. Si possono installare, omologare moltissimi accessori di fuoristrada, paraurti rinforzati, verricello, snorkel, pedane laterali, vanno però omologate, ordinate, cioè decise al momento dell'ordine, perché si tratta di omologazioni individuali, quindi ogni veicolo viene fatto un collaudo con gli accessori appunto che vengono richiesti all'ordine. In un secondo momento non è più possibile metterli, quindi quello è importante deciderlo subito. E dal punto di vista dei prezzi, cosa ci vuole per avere un Patriot? Allora, per avere un Patriot in versione cambio manuale si va da circa 23.000 euro per la versione base fino ai 28.000 euro per la versione più accessoriata. Per la versione con cambio automatico si va da circa 26.000 fino ai 29.000-30.000 euro. Per chi vuole, appunto, c'è la possibilità di installare anche impianto GPL, che può essere installato anche sotto la scocca e quindi non occupa spazio, nel bagagliaio.